Siamo in collegamento con il principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie. Grazie principe per aver accettato il nostro invito. Salve. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Lei è in questo momento a Parigi, una bella giornata? Devo dire che è una giornata meravigliosa, è un cielo blu senza nuvole, però siamo strettamente confinati in casa. Anche a Parigi come in Italia. Anche in Sì, Francia come certo, in dai, Italia. questi. Sì, assolutamente. Noi dicevo che noi seguiamo queste regole molto, in un modo molto rigido, l'ordine di scuderie, nessuno esce, nessuno entra. Assolutamente, questo è l'unico modo per evitare il contagio fin quando non ci sarà una terapia o un vaccino. Purtroppo, insomma, dobbiamo stare molto attenti. Il suo amore infinito per l'Italia e per Napoli in particolare, con la sua associazione, l'ha portata a sostenere uno dei punti di eccellenza della sanità campana, l'ospedale Cotugno. Sì, beh, sai, in primo luogo lei sa che c'è un lungo rapporto di affetto, un lungo anche, diciamo, legame storico-culturale tra la città di Napoli e la mia famiglia. E dunque tenevamo essere presente anche sul territorio campano. Poi la scelta del Cotugno l'abbiamo fatta e deciso. Perché prima di tutto, come diceva lei, è un polo ospedaliero con grandi talenti e professionalità di eccellenze partenopee e questo deve rendere veramente felice e orgoglioso tutti i napoletani. Poi abbiamo concordato con loro che il nostro aiuto sarebbe servito alla creazione di nuovi posti letti nel reparto di intensivo per i pazienti affetti dal Covid-19. Questa donazione che voi fate all'ospedale Cotugno rientra in un progetto più ampio di sostegno proprio agli ospedali del Sud. Sì, abbiamo iniziato per aiutare l'ospedale di Catanzaro, poi ci siamo spostati in Sicilia, abbiamo aiutato tre strutture, una a Catania, una a Cilerale e un'altra, l'ultima, a Partinico di Monreale. Poi adesso appunto abbiamo concluso questo nostro sostegno al Cotugno di Napoli e avremo prossimamente, questa settimana e la settimana prossima, aiuteremo altre due o tre strutture tra il Molise, Basilicata e la Puglia. In questo momento, principe, è necessaria la solidarietà di tutti. È un momento di grande crisi. È stata definita questa fase un'economia di guerra. Di conseguenza, ci sono tante fragilità su tutti i territori di tutte le nazioni. Quindi è importante il contributo di tutti. Lei, con la sua famiglia, da sempre a sostegno delle persone più fragili, con tante iniziative di beneficenza. In questo momento è più che mai indispensabile. Chi ha di più deve donare. Sì, ha ragione, però abbiamo tutti visto che c'è stato un grande slancio di solidarietà a livello mondiale e questo è molto, molto, molto importante. Ci sono anche c'è un caso abbastanza particolare, tra l'altro in Inghilterra, che tutti avrete seguito, di questo Captain Tom, che è un'anziana persona di 99 anni e che ha iniziato una raccolta fondi e devo dire che ha fatto un record incredibile. No, ci sono dei fenomeni molto, molto particolari, ma è importante stare accanto alle persone che hanno bisogno, particolarmente in questo momento di grande emergenza sanitaria, perché purtroppo devo dire che non siamo riusciti ad avere un'autonomia sanitaria, ma non solo l'Italia, ma direi a quasi tutti i paesi, perché dipendiamo oggi come oggi da un paese che controlla tutti i prodotti sanitari mondiali, cioè parlo le maschere, le mascherine, i guanti, le tute, i test, provengono tutti dalla Cina, dunque in qualche modo abbiamo perso la nostra sovranità sanitaria e questo mi auguro che con questa pandemia i governi
penseranno di riportare indietro e riappropriarsi del controllo sanitario nazionale. Principe, lei ha parlato dei dispositivi di sicurezza individuale, le mascherine, diciamo, in primis. In Italia è stato veramente difficile reperire le mascherine, in tutta Italia, al sud in particolare. In Francia qual è stata la situazione? Guardi, purtroppo è la stessa, perché le mascherine sono difficili da trovare. I test non si capisce ancora quali sono validi. Poi per gli operatori, per trovare le proprie tutte le protezioni, hanno difficoltà. Insomma, purtroppo è un po' la stessa situazione un po' dappertutto, perché dicevo prima, perché tutti hanno bisogno di tutte queste cose nello stesso momento, dunque è difficile. Posso chiederle una cosa, Principe? Chiaramente lei ha seguito tutta la vicenda di questa pandemia. In Italia, diciamo, il primo focolaio è stato in Lombardia, quindi il nord è stato caratterizzato in primis da questa epidemia, e poi chiaramente al sud di riflesso, ma in maniera molto contenuta. Se fosse stato l'inverso, ci sarebbe stata una narrazione diversa, secondo lei, rispetto se l'epidemia fosse sorta al sud piuttosto che al nord? Beh, insomma, non vorrei dire che per fortuna non è successo nel sud, ma comunque l'Italia è stato il paese il primo colpito in Europa. Ricordo che all'inizio è stato preso anche in derisione, perché soi-disant c'erano esagerazioni, eccetera, eccetera. Io dicevo al contrario, abbiamo nella disgrazia, la fortuna di avere un paese vicino a noi e seguiamo, abbiamo 10 giorni di anticipo, cioè dopo, insomma, e dunque dovremo seguire, e non l'hanno fatto, hanno perso tempo. Devo dire che il nord Italia non si capisce come mai le città come Brescia, Bergamo, soprattutto in Lombardia, ma come mai c'è stata una tale esplosione e nel meridione apparentemente ho seguito che in alcune regioni, tipo credo la Basilicata o anche la Campania, insomma, ci sono stati casi, ma molto più ridotti. Sì, per fortuna. Molto più contenuti, per fortuna, perché altrimenti il sistema sanitario del sud probabilmente non avrebbe retto, perché se è crollato, quello è la Lombardia, che doveva rappresentare un'eccellenza della nostra nazione, immaginiamo quali scenari potevano verificarsi al sud. Lei cosa si immagina, insomma, come si evolverà questa situazione? Quali sono gli scenari che lei ipotizza prossimamente? Prima di tutto, credo che per quel che riguarda i rapporti interpersonali sarà un grande cambiamento, almeno all'inizio, perché visto come vanno le cose, visto che ci sono tante domande e pochissime risposte, ci sono tante problematiche in corso, della quale non abbiamo le soluzioni ancora, non c'è certamente un vaccino e non c'è neanche un medicamento. Dobbiamo rispettare questo distanziamento, dunque penso che per i prossimi mesi, stretti di mani, abbracci, raggruppamenti, insomma, dimentichiamolo, diciamo le cose concretamente, ecco. Per noi sarà molto difficile, insomma, noi popolo così caloroso, così, insomma, che amiamo esternare le nostre emozioni, diventa veramente difficile non poter dare una stretta di mano, un abbraccio. Questo però ritornerà, non è un problema, il problema sarà più a livello economico, perché ci sono molti settori che saranno molto affetti da questa pandemia, penso al turismo, basta guardare gli alberghi, i ristoranti, i viaggi saranno limitatissimi, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, quando non c'è più, la catena è stata sgretolata, dunque tutti i settori ne patiscono. Insomma, ci vorrà un bel po' di tempo perché si possa ritornare alla normalità ed avere anche un flusso turistico importante. Napoli aveva registrato veramente un trend turistico incredibile, senza precedenti, ed erano sorte tantissime attività chiaramente a supporto di questo turismo. Ovviamente sono in ginocchio al momento.
Penso proprio che ci vorrà del tempo. Mi auguro che comunque quel settore non dovrà aspettare fino a metà del 21, perché se no sarà drammatico. Principe, se lo dice lei, per i nostri telespettatori è un valore aggiunto, bisogna donare, bisogna essere generosi in questo momento. Lei con l'ordine fondato, l'ordine Costantiniano Charity, sta portando avanti una raccolta fondi a favore degli ospedali del sud, naturalmente anche all'ospedale Cotugno, che abbiamo detto all'inizio del collegamento essere un'eccellenza riconosciuta anche a livello internazionale della nostra città. Assolutamente, ripeto, i napoletani possono essere molto orgogliosi di questa struttura, perché è stato, io ho degli amici fuori dall'Italia anche, che sono anche dagli Stati Uniti, che mi hanno chiamato e che mi hanno detto: ma è incredibile come non pensavamo, perché hanno sempre un'immagine un po' distorta. E invece hanno riconosciuto questa eccellenza partenopea che va notato, insomma. È importante, dal sud arrivano anche delle terapie sperimentali che stanno dando dei risultati ottimi. Principe, noi la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro e sosterremo, insomma, anche a distanza questa solidarietà nei confronti degli ospedali del sud. Grazie mille per il suo intervento e per la sua analisi. Grazie mille, un caro saluto con grande affetto a tutti i napoletani. Grazie, arrivederci.